Grazie, grazie a tutte le volontarie e i volontari che durante questa giornata hanno reso attivo, bello, stupendo questa edizione di Io Non Rischio, un'edizione social per forza dovuto a questo momento di Covid, di questo problema che ancora ci coinvolge e ci coinvolgerà nel futuro, ma che dimostra la capacità di reazione delle associazioni dell'ANPAS. Io Non Rischio, decima edizione, che probabilmente con questa modalità social è stata ancora più pervasiva rispetto alle piazze e credo che nel prossimo futuro dovremo rivedere sistemi misti di in presenza quando sarà possibile e di presenza social. Davvero importante perché dimostra che ANPAS non è solo l'attività svolta nell'emergenza, quando le cose succedono, ma nella prevenzione di quello che purtroppo l'Italia ci ha come territorio fatto subire nel passato e verso cui dobbiamo essere pronti, ma la resilienza, come si dice oggi, è l'elemento fondamentale. In questo tempo di Covid noi ci siamo stati e siamo stati determinanti insieme a tutte le istituzioni per ridurre l'impatto di questa pandemia. Dobbiamo prepararci, preoccuparci per poter far fronte a una possibile reale seconda ondata, ma che io credo che come sforzo comune dei volontari, dei cittadini, delle istituzioni potremo contenere e ANPAS, le nostre associate, ci sono e quindi sarà fondamentale organizzarsi sempre in quest'ottica di prevenzione. Quindi davvero grazie a tutti per questo magnifico risultato, tantissimi contatti e forse addirittura con questo metodo questa decima edizione è stata più pervasiva di quelle storiche e ci deve far pensare nel futuro a un'organizzazione mix di presenza quando possibile e di diffusione, una contaminazione in questo caso positiva per dare messaggi importanti per essere cittadini, cittadini attivi, per voler bene alle nostre comunità, alla nostra Italia.